quadro politico aretino, ancora prima delle elezioni amministrative dell'8 giugno, ha subito un importante ritocco. La Democrazia Cristiana da 2 giorni ha un nuovo segretario provinciale, l'avvocato Giuseppe Fanfani, eletto al vertice del partito in sostituzione di Tullio Innocenti, dimissionario per l'incompatibilità dell'incarico con la candidatura del fratello Massimo al Consiglio regionale. Giuseppe Fanfani, che è ospite nei nostri studi, ha 32 anni, esercita la professione di avvocato nella nostra città, da 15 anni è iscritto alla Democrazia Cristiana, è ex segretario della DC di San Sepolcro, segretario di zona della Valtiberina, è membro per molti anni della direzione provinciale, consigliere comunale a San Sepolcro per 10 anni, consigliere provinciale, già vice segretario dal 1977. Avvocato Fanfani, lei viene ad assumere il suo incarico proprio alla vigilia delle elezioni amministrative, un momento quindi delicato, particolarmente impegnativo. Direi che questa è una risposta in larga parte scontata. È obiettivamente il momento più delicato nel quale si può cominciare un lavoro, perché è un lavoro iniziato da altri, condotto abilmente da chi mi ha preceduto e che io mi trovo a condurre a termine. Mi si potrà domandare il perché di questa scelta. Ritengo che sia dovere di ogni persona che milita in un partito, che crede nel dovere di rendere un servizio a questo partito, nel momento più delicato, direi, della vita politica di un partito, nel momento in cui si tirano le conclusioni di quella che è stata l'attività di un partito per 5 anni, assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Credo che sia il motivo di fondo per il quale ciascun vice segretario, considerato il fatto che il segretario ha dovuto, per un'estrema correttezza, declinare l'incarico in situazioni di questo tipo, abbia il dovere morale e civile di portare in fondo l'incarico con la stessa coerenza morale con cui è stato portato in fondo dagli altri. Avvocato, la Democrazia Cristiana è, come noto, un partito con il massimo dibattito al suo interno. La sua elezione al vertice è avvenuta alla unanimità. Sì, signore. Come pensa di garantire quindi all'interno del suo partito il giusto equilibrio tra le varie posizioni? Vede, il nostro partito rappresenta al suo interno molte posizioni, a quelle che all'esterno si chiamano correnti, ma che in realtà sono correnti di pensiero, correnti di dibattito. Il segretario provinciale è l'espressione di una sintesi, di ciò che il partito riesce a produrre in termini di sintesi. L'elezione di questo segretario provinciale, che vi parla, avvenuta all'unanimità, è la dimostrazione che all'interno della Democrazia Cristiana il dibattito sa sempre trovare degli sfoci di sintesi che sanno essere espressione unitaria di ciò che il partito sente, di ciò che il partito è in grado di dare. Dal punto di vista organizzativo, quali saranno i rapporti tra la segreteria, di cui lei è al più alto vertice, e le organizzazioni collaterali del partito? Lei si riferisce alle organizzazioni cosiddette collaterali, cioè che quelle che storicamente sono più vicine alla Democrazia Cristiana nei momenti in cui la Democrazia Cristiana si confronta con gli altri partiti. Anche con queste cosiddette organizzazioni collaterali, premesso il fatto che il collateralismo non è una definizione esatta, deve esserci e ci sarà, come c'è stato per il passato, un rapporto di collaborazione. Nella misura in cui mi sia consentita l'espressione, riusciremo a trovare assieme alle organizzazioni collaterali una identità divenuti nel rispetto della pari dignità del partito da un lato e di queste organizzazioni dall'altro. Ritengo che questo è stato possibile per il passato e sarà possibile per il futuro, perché in larga parte gli interessi del partito coincidono con gli interessi di queste cosiddette organizzazioni collaterali. E in larga parte il partito rappresenta, e questo è molto importante, rappresenta il pensiero di quei cittadini che si riconoscono anche nelle organizzazioni collaterali. In quali forme e su quali basi vede i rapporti a livello locale tra il suo partito e i rappresentanti delle altre forze politiche? Dialettico.
Il rapporto è essenzialmente dialettico, ci confrontiamo, d'altra parte il confronto è la politica che guida il nostro partito dal penultimo congresso in poi, non è stata rinunciata da questo congresso, il rapporto con gli altri partiti è un rapporto essenzialmente dialettico. Lei consideri che abbiamo ritenuto, privilegiando i partiti che storicamente sono, non dico più vicini alla Democrazia Cristiana, ma si collocano in un'area che noi definiamo occidentale in senso ampio, privilegiando questo rapporto, tenga presente che abbiamo aderito a formare delle liste elettorali in molti comuni con il Partito Socialdemocratico e con il Partito Repubblicano. Ecco, in previsione di queste, delle prossime consultazioni elettorali, quali prospettive lei, proprio nel momento in cui assume il suo incarico, quali prospettive ha? Lei mi chiede di fare la Sibilla in questo momento. Se mi parla di previsioni non le posso rispondere, le posso esprimere soltanto una speranza, quello che la Democrazia Cristiana raccolga i frutti del lavoro politico che per questi 5 anni ha portato avanti con coscienza e onestà. E per lavoro politico intendo un ruolo di corretta opposizione, il mio giudizio si limita al ruolo di opposizione considerato quella che è la realtà politica della Democrazia Cristiana nei 39 comuni aretini, nella provincia e nella regione, raccoglierà il frutto di questo ruolo politico che credo abbia svolto con assoluta coerenza ai propri ideali e assoluta onestà di pensiero. Grazie.